quando i medici vogliono avere un quadro completo dell'organismo per diagnosticare certe malattie, oggi lo possono fare attraverso un TAC, magari anche un TAC su tutto il corpo, un total body, come si dice. Ebbene, questo concetto, in un certo senso, è stato esteso oggi alle linee ferroviarie. Il sistema è completamente diverso, ma l'obiettivo è simile, e cioè quello di diagnosticare dei difetti, dei guasti, anche minimi, e ripararli tempestivamente, prima che nascano problemi. Sui binari oggi corrono in continuazione migliaia di treni, alcuni ad altissima velocità, e bisogna che le strutture reggano perfettamente. Per fare queste analisi approfondite esistono oggi degli speciali treni diagnostici, e la cosa sorprendente è che leader mondiale in questo settore è un'azienda italiana che esporta questi suoi particolari treni in tutto il mondo. Ecco quello che riescono a scoprire a livello millimetrico sui binari, e non solo. Migliaia di treni al giorno. In un anno, sugli oltre 16.000 chilometri di binari che attraversano in lungo e in largo l'Italia, si muovono decine di milioni di passeggeri e di tonnellate di merci. Nelle linee più trafficate, come la Napoli-Milano, passa un treno ogni 3 minuti, spesso a velocità che toccano i 300 km orari. Sono facilmente immaginabili le sollecitazioni, gli attriti, l'usura che subiscono i binari. Queste, tutto sommato, sottili strisce di acciaio sulle quali passano a tutta velocità milioni e milioni di tonnellate. Come sapere dove sono i tratti critici e dove intervenire su una rete di migliaia di chilometri? La risposta sono i treni diagnostici, come diamante della rete ferroviaria italiana, cioè dotati di complessi sensori in grado di analizzare, viaggiando a 300 km orari, lo stato di binari, traversine, attacchi e altre parti critiche delle rotaie. Siamo abituati a sentire che le eccellenze italiane si trovano nell'alimentare o nella moda o nel design. Ci sono invece molti altri campioni nascosti e poco conosciuti. Nel nostro paese si trova infatti una delle aziende leader mondiali nel settore della diagnostica ferroviaria, la Mermec, cioè l'ex Meridional Meccanica di Monopoli in provincia di Bari. Ora, dalle linee ad alta velocità dello Shinkansen giapponese fino a quelle che servono l'area metropolitana di San Francisco e della Silicon Valley, abbiamo più di 2.500 sistemi di ispezione e misura in esercizio nel mondo. Ispezioniamo, controlliamo lo stato di salute di 500.000 di chilometri di linee di ogni tipo, alta velocità, metropolitane. Le più importanti ferrovie, le più importanti metropolitane al mondo utilizzano quotidianamente la nostra tecnologia per garantire la sicurezza e l'efficienza delle attività di manutenzione delle loro reti. Durante la nostra visita era in corso l'allestimento di un treno diagnostico destinato all'Australia. E su questi vagoni è in corso l'installazione di sensori che misurano la geometria dei binari, allineamento, altezze, giunzioni. Si tratta di avanzatissimi sistemi optoelettronici che utilizzano i raggi laser per la misura simultanea di centinaia di parametri geometrici dell'infrastruttura. Allineamento dei binari, deformazioni della testa della rotaia, usura della catenaria, cioè cavi aerei che alimentano il treno. Sofisticati sistemi di ispezione automatica e occhi elettronici controllano visivamente tutte le parti dell'infrastruttura alla ricerca di componenti difettosi o mancanti, oppure la presenza di pericolose microlesioni sulla testa della rotaia. Gli algoritmi di analisi delle anomalie dell'infrastruttura sono così efficienti e precisi che spesso accade, sfrecciando a 300 km orari,
che i sistemi catturino l'ultimo istante di vita di piccoli animali o insetti incautamente saliti sulla rotaia. La sicurezza ferroviaria riguarda anche altri aspetti. I passaggi a livello rappresentano sempre un potenziale pericolo. Un sistema messo a punto dall'impresa di Monopoli controlla l'area critica del passaggio a livello. E se dopo l'abbassamento delle sbarre rileva sagome sospette, blocca il treno in arrivo. Un altro punto potenzialmente critico sono le gallerie. Come tenerle sotto controllo? Un sistema alloggiato sul muso di un treno diagnostico ne verifica la geometria con una precisione submillimetrica, mentre un portale fisso poco distante dall'entrata della galleria controlla i treni in transito alla ricerca di anomalie della sagoma, oppure, specialmente per i treni merci, di anomalie termiche, cioè carri con temperature troppo alte che potrebbero innescare incendi a bordo. La capacità di costruire sistemi così complessi, dalle schede elettroniche dedicate ai software, agli archivi, ha spinto la Mermec a differenziarsi in altri settori ad altissima tecnologia. Abbiamo investito nel settore spaziale, realizziamo piccoli satelliti e siamo presenti in 20 missioni nello spazio e poi abbiamo investito anche in Transpod, che è una delle tre startup di Hyperloop, di questo progetto, di questo treno, questo quinto modo di trasporto che arriverà a 1220 km orari. Ma come nascono queste aziende che riescono a padroneggiare tecnologie così complesse? Queste vecchie foto ci raccontano una storia straordinaria. Tutto è cominciato con i carrelli elevatori per la raccolta dell'uva e delle olive, trasformati poi in primi mezzi ferroviari per l'ispezione delle linee aeree. Da questi primi passi nella sicurezza e nella manutenzione ferroviaria, fino allo spazio intorno al nostro pianeta.